siamo rimasti con i primi tre assiomi. Dei numeri naturali. O i primi quattro, il primo può contare per due. Rimane l'ultimo da introdurre. Per capire che questi non bastano, che questi assiomi non bastano a caratterizzare i numeri naturali, devo introdurre un esempio. Allora, questo esempio è fatto in questo modo. Allora, immaginate di avere due corde o due fili. Allora, questa è la prima, è una corda che ha un inizio e non ha una fine, quindi da quella parte si prolunga indefinitamente. La seconda si prolunga indefinitamente da tutte e due le parti. E su questi, su queste due linee, voi stabilite una certa lunghezza, ogni unità di lunghezza, fate un nodo su queste due cose. Il nodo rappresenta un numero del vostro sistema. Poi stabilite l'operazione di successione, mettete queste due corde su un piano, mettete su due rette parallele. L'operazione di successione, voi guardate dall'alto questo piano, consiste nello spostarsi di un'unità verso destra. Quindi allora andiamo a vedere. Allora, chi è il successore di questo? 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 Questo. E così via. Ci siamo fino a qui. Chi sono i numeri del mio sistema? Tutti quanti. Sia quelli di sopra che quelli di sotto. Voglio tutti questi nodi che mi rappresentano dentro. Andiamo a vedere se soddisfano i primi tre assiomi. Chi sarà uno? Chi sarà il numero uno? Questo. Questo sarà il 2, successore di 1, questo sarà il 3 e così via. Il secondo, ogni numero ha un successore? E uno solo? Perché uno solo? Perché sennò posso fare una biforcazione, no? La mia linea a un certo punto il bivio, no? Arriva la linea, se posso andare da due parti, posso andare sia di qua che di là, c'è un bivio. Ce l'ha un successore ogni numero? Beh, se sta di sopra sì, e se sta di sotto pure. Numeri distinti hanno successori distinti? Beh, di sopra sì, di sotto pure, poi se uno sta sopra e uno sta sotto meglio ancora, perché il successore di quello di sopra sta sopra e il successore di quello di sotto sta sotto. Quindi effettivamente tutti e tre questi assiomi sono rispettati. Diremmo che tutto questo insieme è l'insieme dei numeri naturali? No, c'è qualcosa che non quaglia. Allora, diciamo che per indicare che questo numero qua, indichiamolo con 1 primo. Secondo voi questo qua come lo vorremmo chiamare? 2 primo, questo 3 primo, questo lo vorremmo chiamare 0 primo, meno 1 primo. Non facciamo finta di non saperlo, l'abbiamo fatto scolamente. O ricostruiremo i numeri interi. Però ci dobbiamo sempre mettere il primo, perché se non c'è il primo vuol dire che siamo sulla semiretta di sopra, se c'è il primo vuol dire che siamo sulla retta di sotto. Quindi io posso dire che il successore di meno 3 primo è meno 2 primo. Successore di meno 2 prima è meno 1 prima, successore di meno 1 prima è 0 prima, e così via.
Quindi posso anche mettere dei nomi volendo, già usando ciò che conosco dalle mail. Tuttavia, come faccio a distinguere come proprietà questo insieme dall'insieme solo del piano di sopra? Cioè, se io prendo solo quelli del piano di sopra sono i numeri naturali, se prendo tutti e due i piani non sono i numeri naturali. Ci vuole una proprietà che l'insieme fatto solo dai numeri del piano di sopra ha e quello fatto dai due piani non ce l'ha. Ci siamo? Allora, qual è questa proprietà? Questa proprietà si chiama principio di induzione. Allora, lo enuncio in due modi diversi. Faccio il primo. Se un sottoinsieme allora innanzitutto voglio dire che il successore di n si chiama n più 1, okay? Ogni numero n ha uno e un solo successore che chiamiamo n più 1. Così, giusto per la matematica, serve anche per abbreviare, perché sennò ogni volta dobbiamo scrivere formule molto lunghe. Se un sottoinsieme di n contiene 1 e ogni volta che contiene n contiene anche n più 1, il suo successore n più 1, allora il sottoinsieme coincide con n, con l'insieme dei numeri naturali. Cioè, se ho un sottoinsieme che contiene il punto di partenza, lo mando in alto così lo vedete bene. Se un sottoinsieme dei numeri naturali contiene 1 e ogni volta che contiene n contiene anche il successore n più 1, allora deve coincidere con tutto l'insieme. Perché questa proprietà non è soddisfatta in questo caso? Perché se io ho che il mio insieme è costituito sia dai numeri che non hanno il primo che dai numeri che hanno il primo, no? Me lo sapete individuare un sottoinsieme e chiamo questo n? Mi sapete individuare un suo sottoinsieme che soddisfa questa proprietà e non coincide con l'insieme di partenza? Quale può essere? Lo ripeto più chiaramente. Allora, diciamo l'insieme di tutti questi numeri lo chiamiamo E, perché non è N, è un altro insieme, lo chiamiamo E. Mi sapete individuare un sottoinsieme di E che contiene 1 e che se contiene un numero deve contenere anche il suo successore e che non sia E? No. Il sottoinsieme che sta in alto di E? Il sottoinsieme che sta? In alto, che sta con le due. Sì, i numeri del piano di sopra. Se io ci metto 1, prendiamo tutti i numeri del piano di sopra, solo quelli del piano di sopra, non tutti e due i piani. Se prendo 1, ci sta.
Sì, perché sta sul piano di sopra. Il successore di 1 ci sta? Sì, perché sta sul piano di sopra. Il successore di 2 ci sta? Sì, perché sta sul piano di sopra. Il successore di 3 ci sta? Sì, perché sta sul piano di sopra. Coincide con l'insieme totale? No, perché è solo il piano di sopra. Ah, dice, vabbè, ma successore e successore a un certo punto arrivano al piano di sotto. No, perché il successore di un numero che sta al piano di sopra sta sempre sul piano di sopra. Quindi questa quarta proprietà mi dice che il piano di sopra, diciamo la linea di sopra in realtà, è un sottoinsieme di E che soddisfa questa proprietà e non coincide con E. Quindi E non va bene come insieme dei numeri naturali. Allora, se vogliamo avere insieme dei numeri naturali, cosa dobbiamo fare? La linea del piano di sotto la dobbiamo cancellare. Quindi questo è il motivo per cui ci vuole questo assioma, perché altrimenti potremmo aggiungere al nostro insieme dei numeri naturali un altro insieme scollegato senza alterare il fatto che i primi tre assiomi siano soddisfatti. Ok, quindi questo non va bene come n. Se vogliamo n, questo lo dobbiamo cancellare. Allora guardate, 4 si può scrivere anche in un modo equivalente. Allora, scrivo 4 e q, un dato per dire 4 equivalente, cioè un altro modo di scrivere. Comunque questo 4 si chiama principio di induzione. L'ultima scheda, principio di induzione. Un altro modo di enunciarlo è sia, in modo un po' più formale, P di n una proprietà enunciata per ogni numero naturale. Enunciamo una certa frase, per esempio n è pari, è vera? Mica sempre, ci stanno i numeri naturali pari. Se P di 1 è vera, e si scrive P di n implica P di n più 1, allora P di n è vera per ogni n. Questo è un modo apparentemente molto diverso, ma in realtà è la stessa cosa. E qual è il motivo? Chi è il sottoinsieme di n? È l'insieme per i quali P di n è vero. Allora, prendiamo l'assioma qua. Se P di 1 è vera, che vuol dire? Che l'insieme per cui è vera 1 c'è. Poi se P di n implica P di n più 1, che cosa significa? Che se è vera per n, è vera anche per n più 1. Quindi se c'è n, c'è anche il successore. Allora cosa dice l'assioma 4? Che il sottoinsieme coincide con n, cioè la proprietà è vera sempre. E poi chiaramente si può vedere che anche 4, diciamo, se vale 4 equivalente vale anche 4. Non lo faccio perché mi confondo solo le lettere. Però o lo scrivo così o lo scrivo così, è la stessa cosa. Io nella pratica questo principio di induzione lo chiamo il principio del godown. Cioè immaginate di avere tante tesserine all'indietro. Se la tesserina sta all'impiedi la proprietà è falsa, se la tesserina cade la proprietà è vera. Allora cosa c'è scritto? Che se cade la prima, proprietà vera per 1, se ogni tesserina fa cadere la successiva, allora devono cadere tutte. Perché prima non cadevano tutte? Perché c'erano due linee staccate, c'erano due file staccate. Tu facevi cadere la prima, cadevano tutte le tesserine della fila di sopra.
quelle di sotto non ci arrivava mai. Nel go down, quando è che non cadono tutte le tesserine? Quando o la fila si interrompe perché una tesserina è troppo corta, non fa cadere la successiva, oppure perché ce ne stanno altre che non sono collegate. No? Nel go down però, attenzione, i primi tre assiomi non sono necessariamente... Un punto di partenza in genere ci sta, il primo assioma è vero perché c'è la prima tesserina la devi cadere. Però a volte adesso ci sta il go down, è fatto pure in sistemi che hanno biforcazioni, poi si rindezzano, eccetera, eccetera. Io sto parlando del go down di una fila lunga, senza bivi né confluenze. Chiaro? È difficile? No, non è che è difficile, è abbastanza semplice. Allora, vediamo l'applicazione di queste esempi. Questo è tutto quello che mi serve sul numero naturale. Tutto il resto lo facciamo noi. Questi sono gli assiomi del numero naturale. Basta, abbiamo finito. Allora, facciamo... Adesso andiamo a dimostrare una cosa che Gauss ha dimostrato in terza, diciamo, ha calcolato in terza elementare. Allora, quanto fa... Andiamo a fare questo calcolo. Quanto fa la somma dei numeri da 1 a 100? 1050. No, no, aspetta. Vedi, la memoria non ci dovete andare a memoria. Che la memoria, questo è un altro principio che amo ripetere. Qual è il fine ultimo della memoria? Fallire. Perché quella fino a che ricorda funziona, poi quando è fallita non funziona più. Il fine ultimo della memoria è fallire. Allora, avete sicuramente dei dischetti vecchi, quelli floppy da un Mega 44, magari sono dei vostri genitori. Funziona, a parte il fatto che il lettore già non sta più, ma anche dei CD molto vecchi di 15-20 anni fa spesso non funziona. Fine ultimo della memoria è fallito. Funziona, fallisce. Quando fallisce va bene. Quando funziona, voi che, tra di voi, quelli che faranno i codici di controllo dell'errore in telecomunicazioni, vedranno che spesso funziona perché ci sono dei controlli che eliminano gli errori. Perché anche su un qualunque DVD ci stanno una marea di errori, soltanto che si spreca un po' di memoria in più in maniera tale che ci siano dei codici di controllo, dei controlli, delle ridondanze che ci permettono di eliminare. Allora, quanto fa questa somma? 5050. Perché? Allora, la tradizione vuole che il maestro abbia dato questo problema da fare ai ragazzini di terza elementare. Mo se lo diamo ai ragazzini di terza media non lo sanno fare. Perché almeno diciamo, lasciamo stare Gauss, ma gli altri ragazzini dovevano farlo, no? Ci mettevano un'ora ma lo facevano. Sta su. E che si sia messo a leggere i giornali, tradizione, poi romanzare questa cosa. E sto ragazzino dopo qualche minuto gli ha tirato la giacchetta, gli ho fatto. Dice, che hai fatto? Vai apposta. No, ho fatto. Poi gli ha dato il risultato a lui controllare che era corretto. Per quale motivo? Matematica, cioè lui non ha ritenuto necessario fare tutto il conto, lui come ha ragionato? Questa somma chiamiamola S, anzi per precisione chiamiamola S100, perché se qua ci metto un numero diverso la somma sarà una somma
Questa è la somma dei primi 100 numeri naturali. La somma com'è? È commutativa. Quindi se io li scrivo al contrario, quanto viene? Sempre 600. Adesso se faccio la somma dei due membri, lasciando indicate le somme, però faccio la somma di due, delle coppie incolonnate. 100 più 1 fa? 2 più 99 fa? Perché uno sale e uno scende, quindi la somma rimane uguale, 101. Poi sempre 101, più i puntini, più 101. Da quest'altra parte cosa mi viene? Due volte S100. Quanti sono questi addendi? Le colonne sono esattamente 100, quelle di sopra sono 100 e quelle di sotto sono 100. Quindi cosa ne ricavo? Che 2S100 è uguale a 101 per 100 diviso 2. Vabbè, S100 portando il 2 dall'altra parte uguale a 101 per 100 diviso 2. Allora, a questo punto mi basta fare la moltiplicazione, 101 per 100 fa 10.100, diviso 2 fa 5.050. Allora, questa formula, se la voglio scrivere con un certo Sn, e ripeto il ragionamento, non me lo fate ripetere formalmente, quanto verrà secondo voi? N più 1, perché ogni volta che sommo 1 più n fa n più 1, 2 più n meno 1 fa n più 1 e così via, per n fratto 2. Quindi il ragionamento mi dice che Sn è uguale a n più 1 per n fratto 2. Ed è un ragionamento, quindi dovrebbe essere corretto. E ci sembra di aver fatto tutto correttamente. A questo punto cosa facciamo? Possiamo controllare per un po' di valore di n se funziona. Per esempio, la somma dei primi 5 numeri naturali, quanto deve fare? 6 per 5 diviso 2 fa 15, infatti 1 più 2 più 3 più 4 più 5 fa 12. La somma dei primi 10 numeri naturali deve fare 11 per 10 diviso 2, 55, eravamo arrivati a 15, 15 più 6, 21, più 7, 28, più 8, 36, più 9, 45, più 10, 55, e funziona. Lo fate 3-4 volte e abbiamo ragionato bene, abbiamo controllato di non aver fatto piccoli errori. La formula è bella. Ok? Come si chiamava Gauss? Gauss. Allora, che la gente non conosca Gauss è grave. La densità di una variabile aleatoria normale si chiama gaussiana. Un operatore normale di media 0 di varianza 1. Però siete in buona compagnia, perché allora io ho a casa un quadretto che mi ha fatto un mio ex laureando, che poi ha fatto il dottorato, però è un ingegnere. Siccome lui è vissuto in Germania da piccolo, ha preso la banconota da 10 marchi, trovato su qualche mercatino, sulla banconota da 10 marchi ci sta la faccia di Gauss e ci sta la curva della gaussiana e ci sta la formula della gaussiana. Tant'è vero che nei compiti di probabilità che si davano un tempo, quando prima del 2001, in Germania era scritto non si possono usare questo, questo, quell'altro e le banconote da 10 marchi, perché c'era la formula della gaussiana. Ebbene, in Germania hanno un posto dove ogni anno erigono due statue per rappresentare dei tedeschi famosi, che loro chiamano Valhalla, in omaggio a una mitologia che hanno loro. E in questo posto, un certo anno, decisero di erigere una statua a Gauss, che non ci corrono, già era scandaloso che non ci fosse Gauss. E pare che il ministro della cultura tedesco dell'epoca abbia risposto chi? E c'era questo ricercatore, questo matematico al convegno dove stavo io, sarà stato un po' più di 20 anni fa,
che era arrabbiatissimo, diceva no, ma no, no, lui è il ministro, ha tirato fuori la banconota, 10 marchi, ci sta sulla banconota, non lo conosce. Carl Friedrich Gauss. Ok, quindi lui ha trovato questo sistema. Allora dice, cosa c'entra però con quello che vogliamo fare noi, cioè col principio di induzione? Allora, lasciamo stare questo ragionamento. Supponiamo che tu questo ragionamento non l'hai visto, perché se hai visto il ragionamento è una dimostrazione. Però arriva lui, che si ricordava a memoria la formula, dice, io so che la somma dei numeri naturali fa n per n, dei primi n numeri naturali fa n per n più 1 mezzi. E tu vedi, per 1 è vera, per 2 è vera, per 10 è vera, per 20 è vera, insomma, capito? Attenzione a fare le prove un po' a caso, eh? Perché dicevano i fisici, come si dimostra che 60 è divisibile per tutti i numeri naturali? Beh, per 1 è divisibile, per 2 è divisibile, per 3 è divisibile, per 4 è divisibile, per 5 è divisibile, per 6 è divisibile, poi mica mette a fare tutti quanti, poi cominciando a caso, 10 è divisibile, 15 è divisibile, 20 è divisibile, vabbè, è divisibile sempre. No. Cosa dice il principio di induzione? Quando la devo verificare? La devo verificare per 1, quindi S1, quando fa la somma di 1? Fa 1. E questo deve essere uguale a 1 per 2 diviso 2. Funziona? Sì. Allora S1 è vero. Ok? Poi cosa dice il principio di induzione? Che dice Sn implica S con n più 1, diciamo Sn, diciamo formula di Sn vera. Allora, qual è la proposizione P con n? Scusate, ho sbagliato qui. P di n. Diciamo, questa formula è vera. È vera per n. Allora, noi che cosa abbiamo verificato? Che P di 1... abbiamo verificato che la formula è vera per 1, quindi P di 1 è vero. Ci siamo fino a qui. Se n è uguale a 1, la formula funziona. Lui ha portato la formula, però non si ricorda la dimostrazione. Allora noi la dimostriamo per induzione. P di 1 è vero. Poi cosa dobbiamo dimostrare? Dobbiamo dimostrare che P di n implica P di n più 1. Allora, che significa implica? Che se è vera P di n, deve essere vera anche P di n più 1. Allora, P di n mi dice che Sn è uguale a n per n più 1 mezzi. Per un certo n però. Adesso dobbiamo andare a vedere il successo. Successivo. Ma Sn più 1 a chi è uguale? Se io voglio fare la somma fino a n più 1, posso anche ragionare così. Sn già l'ho calcolata. Quando ci devo aggiungere S con n per calcolare S con n più 1? Adesso vi stanno a perdere quei simboli. Se ho calcolato la somma dei numeri fino a 100 e faceva 5050, se vi chiedo adesso la somma dei numeri fino a 101, quanto farà? Che rifate tutta la somma? 5151, che avete fatto? S con n, che era 5050, più n più 1, no? Cioè prendete la somma di prima e ci aggiungete l'ultimo. Ah, vedete che se lo metti, quando ci metti i numeri capite, se ci metti i simboli non capite. Se ne deduce che le lettere sono più difficili da capire. Quindi dovreste studiare tutti i matematici. Perché se i numeri sono più facili. Ok. Le lettere nel senso di facoltà letterarie sono pure peggio. Perché tu prendi una frase, ci stanno a discutere tre ore con 40.000 interpretazioni diverse. Almeno qua, se diciamo una frase, deve avere quel significato, basta. Ok. E ci siamo inimicati pure quelli di lì.
Allora, siccome S con N c'aveva questa espressione, posso sostituirla qua dentro? Quindi qua cosa mi viene? Mi viene N per N più 1 mezzi più N più 1. Come si fa la somma? Si fa un comune multiplo, cioè 2, qua mi viene N per N più 1 più, questo lo porto sopra la linea di frazione, quindi viene 2 per N più 1. A questo punto metto in evidenza N più 1 e mi viene N più 2 per N più 1 mezzi. Quindi lo riscrivo qua meglio: Sn più 1 è uguale a n più 2 per n più 1 mezzi. Cioè, non è proprio p di n più 1? Io direi di sì, perché s con n, la somma fino al numero n, faceva n per il suo successore diviso 2. La somma fino ad n più 1 quando deve fare? N più 1 per il suo di successore, il successore di n più 1 chi è? N più 2 mezzi. Funziona? Sì. E perché funziona? Perché se funziona per n, aggiungendo n più 1 da tutte e due le parti, vediamo che funziona anche per il successivo. Per il successore. Quindi adesso io dico che ho finito la dimostrazione. Perché? Perché io cosa ho dimostrato? Che questa proprietà, cioè questa formula per S con n, valeva per un certo, diciamo, vale per uno, vale. Poi se vale per un certo n, vale anche per il successore. Allora andiamo a considerare l'insieme per cui questa formula è vera. È vera per 1, è vera anche per 2. È vera per 2, è vera anche per 3. È vera per 3, è vera anche per 4. Non è che posso ragionare così per dire vabbè, allora l'hai fatta per 2726, quindi dopo 2726 passaggi dico è vera anche per 2726. Taglio corto, invoco il principio di induzione 4 equivalente. Se una proprietà è vera per 1, ogni volta che è vera per n vale per il successore, è vera per 1. Quindi è vera anche per 2726. Chiaro? Come funziona? Non è difficile. Allora, uno potrebbe dire sì, però abbiamo fatto in 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti con le spiegazioni quello che Gauss ha fatto in 5 minuti in test elementare. E che è vero. Adesso facciamo 5 minuti di pausa, poi facciamo un esercizio che Gauss non aveva fatto in test elementare. Magari l'ha fatto in quarta, non lo so. Però